Giorno 2. Vivo in un quartiere di una provincia chiassosa, palpitante di negozi, dove i palazzi mirano prepotenti alla conquista del cielo. Il sabato è il momento dell'esplosione. I locali si riempiono, si beve, si flirta e poi chissà. C'è un cinema che inghiotte spettatori dopo lo struscio d'inizio serata. Ora è tutto diverso. Il virus ha stravolto ogni cosa. I clacson degli automobilisti impazienti si sono ammutoliti, i balconi svuotati e le tende tirate nascondono ogni tipo di storia. La fantasia è ferma su paesaggi statici, senza colore. Tutto tace e i palazzi paiono barricati in un anonimato fastidioso. Rivedo mia madre mentre spazzolava i capelli prima di raccoglierli in uno chignon e medito sul nome che mi ha consegnato. Voleva rendermi unica in un mondo di diversi che fanno di tutto per vivere da uguali. L'elenco dei morti sale e spero che questa nota fatale interrompa la sua atona insistenza. Dov'è quel cianciare scomposto che accorda le giornate? Dallo schermo del computer erutta la voce dei frequentatori di una piazza violenta. Quante parole utilizzate per appelli, proclami, sentenze, letture annunciate in salotti verbosi, dove encomi, accuse, elogi perseverano indisturbati in una indigestione di presenze che mi aggroviglia i pensieri. Ma io non ci casco.